Buonasera a tutti, siamo qui per la terza dei tre eventi, la terza serata dei tre eventi che l'Ordine dei Medici di Milano ha organizzato a proposito della pandemia da SARS-CoV-2. Il presidente, dottor Roberto Carlo Rossi, si scusa molto, ma non ha potuto essere presente questa sera per un altro impegno istituzionale e quindi vi porto i saluti dell'ordine e direi di passare subito all'evento di questa sera, che rappresenta un po' la conclusione di quello che abbiamo fatto in queste 3 settimane. Abbiamo parlato delle nuove modalità di assistenza dei pazienti sul territorio con gli hotspot nella prima serata, il 5 di maggio. E abbiamo poi visto la settimana scorsa quelle che sono i nuovi aspetti di terapia sempre sul territorio e le novità sui vaccini e sulle varianti virali. Questa sera pensiamo un po' a noi, pensiamo a quello che noi medici, pensiamo a quali sono i rischi e le opportunità e quello che è l'obbligo vaccinale per i medici che fanno appunto questa, che si dedicano, siamo tutti un po' coinvolti, non sono più solo quelli che tradizionalmente facevano i vaccinatori, stiamo assistendo a un reclutamento di colleghi anche sul territorio. Questa cosa, tra parentesi, è una realtà che vediamo noi medici di medicina generale. In questo momento non si trova più un sostituto a pagarlo a peso d'oro, perché tutti i giovani medici sono stati tutti davvero reclutati per questa importante attività vaccinale. Noi stessi stiamo vaccinando e quindi è sicuramente importante tutto quello che gli illustri relatori di questa sera ci spiegheranno. Lascio la parola ai due moderatori, al dottor Giuseppe De Leo e al dottor Martino Trapani. Credo che cominci il dottor Giuseppe De Leo. Grazie a voi. Eccomi, grazie, grazie Maria Teresa, buonasera a tutti. Evento importante perché parliamo di vaccini, quindi argomento di estrema attualità, lo facciamo da più angoli visuali. Però, prima di cominciare, il dovere burocratico che mi è stato assegnato non da trascurarsi, che è quello della questione della nuova piattaforma interna, quindi concludere l'iter per il rilascio degli ACM. So che per problemi di regia in questo momento non siamo in grado di proiettare la diapositiva, ve la racconto rapidamente, poi rimedieremo. Quindi, come si conclude? Ripeto, da questa sera, quindi stiamo esordendo, è proprio il battesimo, parte la nuova piattaforma interna online. Quindi, se non lo aveste già fatto, vi dovete registrare subito e comunque entro la fine di questa serata, entro la fine dell'evento, sul sito www.omceomi-ecm.it. Attenzione a non confonderlo col sito dell'ordine, www.omceomi.it, cioè c'è quel trattino ECM in più che serve a entrare sulla piattaforma delle videoconferenze. A questo punto ci si registra, ripeto, sempre che non l'abbiate già fatto, fatelo subito, si accede con username, email e password. Si deve cliccare su Eventi residenziali in videoconferenza, si clicca sul titolo del corso, si clicca su Accedi. A quel punto l'operazione indispensabile per acquisire gli ECM è completata, sicché dalle ore 12 del 13 maggio alle ore 23:55 del 15 maggio 2021 e solo per chi avrà frequentato il 100% del monte ore dell'evento, sarà possibile rispondere alle domande e accedere ai crediti. Penso di aver assolto questo mio compito
questo passaggio burocratico, ripeto, ve la proiettiamo appena si riesce in un momento utile. Veniamo all'evento. Mi prendo non più di 5-6 minuti per introdurlo, per dirvi di cosa parliamo, da quali angoli visuali, con quattro magnifici relatori di eccellenza, ognuno per la sua sfera di competenza. Apparentemente sono argomenti separati, l'obbligo di vaccinazioni, come dal decreto legge 4421, di cui sicuramente avrete sentito parlare. Lo scudo vaccinale, che poco scuda, ma ne parliamo dopo, come articolo 3 di quello stesso decreto legge, e da lì ne discenderà l'opportunità, obbligo, l'assoluta necessità di assicurarsi, e faremo qualche commento su quello, sempre dall'angolo visuale dei vaccinatori. Chi sono questi vaccinatori? Questi vaccinatori sono, lo accennava prima Maria Teresa, sono un magnifico esercito, il più eterogeneo possibile, messi in unica equipe, un'equipe strana che si è venuta a creare, molto intrigante, molto divertente, composta dai più svariati personaggi, dal neolaureato al pensionato, dall'ospedaliero al medico di medicina generale, dallo specialista allo specializzando, tutti insieme in questo importante passaggio, in questa apertura contro la pandemia. Il vaccinatore fa un lavoro, essenziale e di qualità clinica, diagnostica e decisionale. Quindi non è lì un mero raccoglitore di anamnesi per compilare due moduli, raccogliere un consenso e rivederci. Lui, io l'ho fatto, l'ho voluto fare 4-5 volte, sto andando alla fiera, proprio per capire sul campo, in trincea, quali sono i problemi, quali sono le necessità, cosa viene fuori, cosa salta fuori all'atto pratico. E quindi bisogna fare una signora anamnesi, bisogna decidere se un soggetto ha avuto Covid, se l'ha avuto, se è guarito da 6 mesi, se è guarito da 3 mesi, se è ancora in corso, se è guarito da poco, per decidere se escluderlo dalla vaccinazione, se includerlo con due dosi, se farne una sola. Devono valutare se una persona è, non so, pronto, o in gravidanze, allora capire se c'è il placet del ginecologo per procedere o meno. Devono valutare le allergie. Se un soggetto è molto allergico, poco allergico, se ha storia di anafilassi, se ha storia di banale allergia alimentare con scarsa sintomatologia, per decidere se va fatto in ambiente protetto, sto vaccino, se va fatto semplicemente in loco, attendendo magari 60 minuti invece di 15, se ha patologie di rilievo che indicano un vaccino piuttosto che un altro, piuttosto che un'esclusione. Quindi capite, una decisione importante, non rutinaria. Questo implica evidentemente delle responsabilità, implica possibili magagne, implica possibili problemi che sono dietro l'angolo. Li ho visti io, anche organizzativi. Io mi sono già visto telefonare dalla regione la terza e la quarta volta, come per somministrarmi terza e quarta dose. Quando ho detto che ero vaccinato, mi hanno detto: ma è proprio sicuro? Quindi attenzione anche a questi rischi quando viene la persona, se per caso non sia già vaccinata. Avete sentito sui telegiornali in questi giorni tutti dell'episodio di Massa Carrara, dove la ragazza ha avuto un'intera fiala di Pfizer, quindi 6 dosi, poi pare che forse siano 4. Quindi questo implica una responsabilità organizzativa, un qualche cosa anche di giudiziario dietro l'angolo. Io ho assistito a siparietti importanti in ambiente vaccinale, per quello mi è piaciuto andare. Il vaccinatore che lì davanti a video sta prendendo una decisione per un vaccino piuttosto che un altro, è il responsabile del centro che dice: no, tu non stai seguendo la nostra linea guida. Guarda che poi il responsabile sono io, ti devi attenere. Quello dice: manco per niente, il responsabile sono io. Mi trovavo nei paraggi, ho affrontato la questione, per ora non vi dico come. Quindi i temi sono tanti. L'obbligo vaccinazioni, dicevamo. Questo articolo 4 del DL 4421 ne parla chiaramente, no? Per i sanitari e gli operatori di interesse sanitario c'è l'obbligo vaccinale. E qui si va, come dire, in un campo minato, una questione di fondo, etica, che pesca, come dire, si intromette nell'incrocio tra gli obblighi dei trattamenti e gli obblighi sociali, piuttosto che la libertà di autodeterminazione. I rischi in ogni caso per chi non si attiene sono quelli di una sospensione da servizio, una riassegnazione o di un demansionamento. Tutto questo riguarda il personale sanitario o quelli che si occupano di operatori di interesse sanitario, non per esempio gli operatori scolastici, come ci diceva ieri il nostro direttore scientifico,
è un problema non da poco, facendoci degli esempi inquietanti. In questo aspetto sono coinvolti anche gli ordini in una prima fase, ve ne parlerà dopo il dottor Trapani, perché noi ci siamo già immediatamente interessati per i compiti che questa legge attribuiva agli ordini. Passiamo allo scudo vaccinale. Lo scudo vaccinale, che scudo non è, a nostro modo di vedere, i nostri commenti medico-legali nel nostro mondo, che non vi voglio anticipare, è che questo scudo è qualche cosa che ricorda, dicevamo in un'intervista un mese fa col presidente, una logica alla Catalano di arboriana memoria o qualcosa del genere, perché quando si dice che non è punibile, non imputabile, non imputabile, non è punibile il collega che incappi in eventi avversi durante l'attività vaccinale se ha rispettato le regole e le procedure. Era già così da Balduzzi, era già così da Gelli Bianco, cioè se seguo le linee guida o le buone pratiche o le specificità del caso concreto, dicono le due norme precedenti, non sono punibili. Qui in effetti non si parla di specificità del caso concreto, ma del resto sì, potrebbe essere il minimo vantaggio, ma è veramente una sottigliezza. Linee guida ovviamente non ce n'è, non ce ne possono essere, quindi i riferimenti sono le varie circolari ministeriali e i protocolli che si sono dati i centri vaccinali. Naturalmente rimane invariato il rischio, con questa non punibilità teorica, di che il meccanismo, la macchina giudiziaria, a fronte di un evento avverso, parta comunque, ce lo diranno i giuristi più tardi, quindi un'attività civilistica in termini di accertamento tecnico-preventivo o addirittura un avviso di garanzia, come è successo in Sicilia, per un decesso in ambito penale, partono comunque, salvo poi essere estromessi, ma intanto il problema c'è e questo scudo non ce lo scuda poi così tanto. Ergo, andiamo verso il mondo assicurativo. E, come dicevo, avendo tante tipologie di personaggi tra i colleghi, medicina generale, ospedaliera, specialisti, gli specialisti dell'USCA che vanno a casa, i liberi professionisti, pensionati, ognuno potrebbe aver bisogno di una diversa tipologia di polizza. E vi dico già che come ordine, proprio ieri sera si è fatta una delibera in cui, avendo ricevuto da varie compagnie delle offerte di una sorta di convenzione, ne abbiamo scelta una o qualcuna che vada a coprire queste specifiche necessità, quindi sia quelle di coprire quella parte di rischio che la struttura propria non copre, se parliamo di ospedaliero, se parliamo di medico di medicina generale, ha l'ATS sopra di sé, però la colpa grave è raro che ci si arrivi, tutto il resto resta scoperto. E invece il rischio penalistico, come dicevo prima, è sempre lì dietro l'angolo. Quindi una polizza che copra la parte di civile non coperta da quel che già esiste e soprattutto la tutela legale, cioè il potersi scegliere il legale e il medico legale in caso di difesa, sono qualcosa che lascia più tranquillo. Come ordine ce ne stiamo occupando, usciremo a breve anche con delle pubblicazioni, con dei proclami pubblici, le nostre newsletter per rendervene noto. Quindi andiamo verso la serata con quattro magnifici oratori che vi presenteremo via via per affrontare tutto quello che io vi ho accennato brevemente, cercando di riassumere dal punto di vista igienistico e direzionale, sanitario, dal punto di vista del medico del lavoro, o per meglio dire medico competente, e dall'angolo visuale medico-legale, dall'angolo visuale giuridico. Questo è il nostro obiettivo dichiarato. Ci proviamo, passerei la parola al dottor Trapani, che completa un po' il panorama che ho cercato di darvi, e poi partiamo senz'altro, senza rubare ulteriore tempo ai nostri ospiti. A te, Martino. Buonasera a tutti, buonasera Beppe, grazie e ringrazio anche la Maria Teresa Zocchi. Hai fatto una presentazione magnifica, riassumendo un po' tutte le caratteristiche, problematiche che tutti noi stiamo affrontando, perché io personalmente faccio nella vita il direttore medico di presidio presso l'SST Rodense, l'ospedale di Carbagnate, e molti di voi mi conoscono anche come consigliere dell'ordine e tesoriere. E sto dando il mio contributo da igienista convinto che lo strumento per uscire da questa pandemia
e la vaccinazione ed è l'unico strumento che ci permette di ritornare a una normalità. Detto questo, quindi anch'io ho fatto un'esperienza vaccinale. Oggi sono stato al centro Scintilla, abbiamo vaccinato, abbiamo avuto anche la squadra nazionale di pallavolo femminile, che anche loro per le prossime Olimpiadi sono venuti, secondo le indicazioni governative e del CONI, a vaccinarsi nel nostro centro hub. E ripeto, sono stato testimone anche di questo, delle problematiche che tutti noi medici vaccinatori stiamo affrontando nel rapporto con il paziente e quindi nella scelta che di cui noi siamo responsabili sulla scelta di uno o dell'altro vaccino, eccetera. E quindi è molto importante la tematica di questa sera, perché è di grande attualità e sta interessando veramente la maggior parte della nostra categoria medica. Ecco. Detto ciò, volevo solo fare un accenno relativamente alla nuova legge dell'obbligo vaccinale che ci, diciamo, che ci sta determinando la numero 44 del 2021 per quanto riguarda gli esercenti delle professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario l'obbligo di vaccinale. Il tutto sostanzialmente è determinato in vari step. Uno, che è la trasmissione degli elenchi a cura di chi? L'ordine dei medici, professionali di ogni territorio competente e il datore di lavoro. Quindi l'ordine dei medici ha trasmesso l'elenco di tutti gli iscritti con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Il datore di lavoro invece ha trasmesso gli elenchi degli operatori di interesse sanitario che svolgono le attività delle strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali, pubbliche o private, anche comprese farmacia, parafarmacia, studi professionali, e trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, indicazione del luogo di rispettiva residenza alla regione e provincia autonoma. Dopo 10 giorni dalla ricezione, le regioni e le province autonome vanno a verificare lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti che sono rientrati in tali elenchi. Dopo aver verificato questi elenchi, risulta sostanzialmente l'effettuazione vaccinale al Covid o la presentazione della richiesta vaccinale, perché sapete che ci sono, diciamo, determinati solo condizioni che vanno a esonerare alcuni colleghi da tale indicazione, ed è riferito solo in caso di, diciamo, pericolo di salute del singolo operatore oppure condizioni cliniche documentate attestate dal medico di famiglia. L'ASL verifica sostanzialmente solo i casi che sono stati segnalati dalla regione e invita gli interessati singoli a produrre la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento, oppure a presentare la richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. Dopodiché, a secondo le tipologie, quindi se l'interessato produce la documentazione comprovante appunto quanto vi ho detto prima, l'ATS ovviamente non fa ulteriori verifiche. Qualora invece l'interessato non ha prodotto una documentazione comprovante la vaccinazione oppure si rifiuta, intanto viene invitato formalmente a sottoporsi al vaccino Covid. E se si sottopone entro 3 giorni dalla comunicazione, fa la vaccinazione e quindi va ad ottemperare all'obbligo vaccinale. In caso di invece rifiuto e quindi del singolo interessato, l'ASL va a, diciamo l'ATS nel caso nostro, va sostanzialmente a segnalare al datore di lavoro e all'ordine professionale la comunicazione che l'iscritto XY si è rifiutato e quindi diciamo che dopo l'atto di accertamento dell'ATS avviene la sospensione dal diritto di svolgere prestazione o mansione che va a implicare contatti interpersonali o che comportano in qualsiasi altra forma il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV. Quindi in questo caso qui l'ordine di appartenenza determina una sospensione, e essere sospeso dall'ordine fino al 31/12/2021 significa
non poter più lavorare, perché decade anche lo status professionale, quindi medico, e il datore di lavoro ovviamente acquisisce anche una segnalazione da parte degli ordini, e quindi anche in questo caso non è possibile adibire l'operatore ad altre mansioni, perché ha perso lo status professionale di medico, e quindi come medico non è più un medico in quel caso là. E quindi anche da parte del datore di lavoro viene sospeso d'ufficio e sostanzialmente avrà una sospensione di retribuzione fino al 31-12. Ecco, questo è un po' tutto il percorso che determina l'attuale DL 44 del 2021. Quindi, dopo aver fatto questa presentazione generale anche sulla parte di obbligo vaccinale, io andrei adesso a presentare i nostri due docenti illustri nella tematica delle vaccinazioni in ambiente di lavoro. Uno è il professor Carlo Signorelli, che è un professore ordinario di igiene e sanità pubblica dell'Università Vita e Salute. E lui è stato prima professore a Parma, all'Università di Parma, ma è una persona conosciutissima anche in ambito internazionale, perché ha avuto anche dei ruoli di rilievo a livello di società scientifica di igiene a livello europeo, a livello mondiale, e ha coordinato anche il centro di Hub di Novegro, che stanno gestendo direttamente. Quindi poi al professor Carlo Signorelli, che ci parlerà dell'angolo visuale del medico igienista in questa, diciamo, epidemia pandemica, e quindi nel ruolo anche vaccinale, di organizzazione, eccetera, vorrei poi fare delle domande magari appena poi lui termina l'intervento, perché ci sono tanti punti. Uno può essere quello per esempio, delle dosi, della seconda dose della Pfizer, visto che attualmente si sta anche sono arrivate delle indicazioni da parte del CTS, che dà un'indicazione. Poi ieri, come sapete, il direttore medico della Pfizer invece ha dichiarato che la seconda dose deve essere stabilita entro la tempistica concordata dei 21 giorni. Quindi, come vedete, tutti i giorni comunque noi, al di fuori di quello che dobbiamo fare, ci sono una continua evoluzione di cambiamenti a cui ci dobbiamo anche noi adattare e capire appunto come comportarci. Ecco. E poi ovviamente capire anche un aspetto sugli hub grandi o sui centri vaccinali piccoli a livello di organizzazione e quant'altro. Detto ciò, io passo la parola al professor Carlo Signorelli, che ci farà e ci illuminerà tutti, credo, su queste tematiche, sul ruolo del medico igienista. Grazie, Carlo. Allora, grazie al consigliere Martino Trapani, consigliere, amico, collega, con cui ci siamo incrociati diverse volte, abbiamo in comune anche un passaggio romano che ci ha comunque avvicinato. Allora, io anzitutto ringrazio il presidente e il consiglio dell'ordine per questo gradito invito. Mi è successo davvero poche volte in 35 anni di iscrizione all'Ordine dei Medici di Milano di partecipare a eventi formativi, forse perché ho lavorato in diverse sedi, Lazio, Emilia, e da qualche anno al San Raffaele, Università Vita e Salute di Milano. Il titolo affidato è L'angolo visuale del medico igienista. Io farò questa parte, sono un professore di igiene e di sanità pubblica, dirigo la scuola di specializzazione, però cercherò di farlo avendo anche riguardo ad alcune tematiche assolutamente di attualità, che sono poi quelle in parte dette dai colleghi che hanno introdotto questo seminario. Questa è la mia diapositiva di copertina, che secondo me dice molto. In nero la famosa curva dei casi aggiornata giornalmente sul
dashboard della protezione civile, che ci indica una curva di incidenza dei casi calante, in deciso calo. Dall'altro un titolone di giornale di un paio di giorni fa che parla delle riaperture, che è l'altro grande tema che in questo momento prende forse più spazio che non i dati scientifici, che peraltro sono in continua evoluzione, e ogni giorno registriamo delle novità che ci interessano molto, perché stiamo facendo una campagna vaccinale lunga e impegnativa e abbiamo ancora dei quesiti aperti. Però il tema generale, del nostro incontro di questa sera riguarda in generale gli ambienti di lavoro, quindi io non voglio sottrarmi al dare un quadro generale degli ambienti di lavoro, anche perché il relatore che mi segue porterà proprio il punto di vista del medico competente, che è stato molto impegnato nell'ultimo anno e ancor più negli ultimi mesi con l'inizio delle campagne vaccinali. Allora, noi abbiamo, io ho distinto quattro categorie di lavoratori e quindi quattro ambienti di lavoro con cui in questo momento abbiamo a che fare: quell'ambiti sanitari stretti, quindi ospedali, studi, ambulatori, quelli che io chiamo parasanitari, che sono ambiti in qualche modo collegati, RSA, case di riposo, servizi socioassistenziali, aree non cliniche degli ospedali, dove siamo intervenuti precocemente con le campagne vaccinali. Poi c'è l'area più nebulosa e meno definita, o meglio definita anche con delle sfumature diverse da regione a regione, quella dei servizi essenziali, e poi ci sono naturalmente tutti gli ambiti di lavoro. Subito un inquadramento su cosa stiamo facendo noi dal punto di vista del piano vaccinale. Voi sapete che il piano vaccinale è stato varato a dicembre grazie alla precoce e molto più di quello che noi pensassimo disponibilità di vaccini. C'è stata una prima fase su operatori sanitari, pazienti personali dell'RSA e studenti in tirocinia, più la popolazione degli over 80, e questa fase di fatto è una fase terminata. C'è una seconda fase che, per quanto riguarda gli estremamente vulnerabili, è in fase di completamento. La questione dei caregiver sta ponendo una serie di problemi, perché lì le definizioni, le modalità di certificazione e le prenotazioni sono più fluttuanti, come sanno benissimo coloro i quali sono nei centri vaccinali. C'è la questione dei servizi essenziali, e poi c'è la terza fase, che mentre si sta completando la seconda è iniziata, che è quella delle classi d'età, dove si sta lentamente scendendo. In Lombardia si sono aperte le prenotazioni per la classe da 50 a 59 qualche giorno fa, e già si parla dell'apertura della classe 45-49. Allora, io volevo subito dire da igienista qualcosa sul piano vaccinale italiano. Noi in questo momento non abbiamo impostato un piano per raggiungere l'immunità di gruppo in tempi brevi. Se avessimo fatto quello, ma era concettualmente sbagliato, avremmo dovuto vaccinare quelli che si infettano più facilmente, e cioè i giovani. Ma siccome questa è una malattia molto seria, con una serietà proporzionale all'età e al fatto di essere portatori di patologia cronica, abbiamo scelto un'altra strada, la strada della protezione di chi da questa infezione deve temere di più. E quindi la popolazione dei fragili, degli over 80, e naturalmente chi è più vicino a queste popolazioni, quindi il personale sanitario e il personale socioassistenziale. Questa è la filosofia che ha portato a il varo di questo piano, e quindi noi non ci dobbiamo aspettare un'immunità di gregge in tempi brevi. Chi lo dice o travisa il concetto tecnico oppure la spara grossa, e ne abbiamo viste tanti che l'hanno sparata grossa in questi mesi.
Quello che invece stiamo facendo è il tentativo di eliminare i casi gravi, le ospedalizzazioni e conseguentemente i decessi. L'Inghilterra, partendo un mese prima di noi, c'è quasi riuscita, hanno ridotto del 98% la mortalità. Se continueremo così, io credo che raggiungeremo anche noi questo obiettivo. Sono già stati distribuiti 27 milioni di vaccini, a 40 milioni, grosso modo, 40-42 milioni, esauriamo quelle categorie che abbiamo visti elencati. La maggior parte di questi sono Pfizer, tralascio tutte le questioni riguardanti gli effetti collaterali dell'AstraZeneca e poi anche di Janssen. E poi, come diceva giustamente il collega, se si entra nei box, si fanno le anamnesi, si hanno contatti con i pazienti, poi capisci molte cose. Capisci anche che le resistenze maggiori su AstraZeneca erano per non fare la seconda dose a luglio e non per i presunti effetti collaterali. Questo per dire come le campagne vaccinali hanno anche dei connotati di natura psicologica e sociale che a volte vanno al di là di quelle che sono le indicazioni, le utilità e le protezioni che realmente ci sono. Altro messaggio, forse non chiarissimo leggendo i giornali. I centri vaccinali della Lombardia, ma in generale di tutte le regioni che si sono dedicate con impegno alla campagna vaccinale, è che stiamo viaggiando al 40% delle potenzialità. Chi è nei grandi centri lo sa, centri da 10.000 che viaggiano a 3.000, centri da 5.000 che viaggiano a 2.000 e via discorrendo. E ahimè, se non ci sono arrivi straordinari, rimarremo in stallo con questa situazione ancora per qualche settimana. Ciò significa che quella manovra che io stesso ho caldeggiato con un'intervista di dilazionare la seconda dose di Pfizer e di Moderna, che non è la soluzione ottimale, anch'io sono d'accordo che preferibilmente bisogna fare al 21° giorno questa seconda dose, ma in termini di sanità pubblica noi proteggiamo un po' meno se dilazioniamo la seconda dose, ma proteggiamo il doppio di persone nelle prossime 2 o 3 settimane. Questo secondo me giustifica anche una minore protezione di chi ha la seconda dose dilazionata. Peraltro questa minore protezione è tutta da dimostrare nel breve termine, perché in Inghilterra hanno fatto così e le cose sono andate molto bene. Non dimentichiamoci di questa curva che ci fa capire come in vacanza scendere all'età media e la infezione si trasmetterà tra i giovani, quindi per molto tempo avremo il virus in circolazione. Da qui l'importanza di proteggere tutti, anche se oggi i casi sono bassi. Questa è la curva dello scorso anno, dove è scesa l'età media e la seconda ondata è stata innescata proprio dai contatti durante le vacanze. Questo è il bel effetto. Guardate, questi erano gli ultra novantenni, la prima categoria più colpita l'anno scorso, adesso è l'ultima perché si sono vaccinati quasi tutti. La stessa cosa con gli ultra ottantenni. Oggi abbiamo più infezione nei soggetti giovani, dove i danni sono minori. Questa è la bellissima curva che l'Istituto Superiore di Sanità ha prodotto del calo drastico delle infezioni nel personale sanitario, e qui credo che non ci sia bisogno di test statistici per dimostrare come il 95% ha avuto la prima dose, ci avviciniamo con la seconda, e questi sono i casi veramente molto pochi rispetto a quelli della seconda e in parte anche della terza ondata, perché non erano ancora tutti vaccinati. Poi le questioni legali e dell'obbligo li lasciamo ai relatori precedenti. Ringraziamo il dottor Trapani per essere venuto a farci una visita a Novegro, centro che tutti gli ospedali del gruppo San Donato, incluso San Raffaele, Unità Università Vita e Salute, stanno gestendo. Oltre al consigliere e collega amico Trapani, c'è il professor Fara, vecchio iscritto dell'ordine, conosciuto da molti di voi, professore emerito di igiene. Qualcuno dirà perché eri arancione, perché io lì faccio anche il flussista. Il flussista
conta a volte più del medico, perché oltre alle anamnesi ben fatte, alle iniezioni, alle attese e all'assistenza a chi ne ha bisogno, bisogna anche far scorrere bene i flussi di persone che vengono a farsi vaccinare. Ma venendo a un tema più tecnico, noi a Novegro abbiamo creato un modello di centro inventandoci delle isole vaccinali e ritenendo il modello medico-centrico. Mi spiego, posso farlo all'ordine dei medici, perché noi, ed è stato detto anche nell'introduzione, riteniamo che il medico non debba fare tutto, ma sia necessario in più passaggi, nel momento dell'anamnesi, nel momento della discussione delle allergie e nel momento anche della scelta del vaccino e della fornitura di tutte le informazioni necessarie. È vero che noi avevamo la disponibilità di ben 230 specializzandi che stanno ruotando insieme a un anestesista, perché abbiamo creato una shock room per le emergenze, che ahimè non per effetti avversi dei vaccini, ma che ha un po' di lavoro legato a qualche effetto più da paura che non da vaccino. E quindi il nostro modello di isola vaccinale ha all'interno 4 medici e 2 infermieri, cioè abbiamo rivoltato il sistema suggerito da Regione Lombardia, che è quello o dell'uno a uno con 2 stazioni diversi o dei 2 infermieri con il medico. Noi abbiamo creato un modello invece che mette il medico al centro. 2 parole, ma è solo di accenno a quelle che sono poi gli argomenti che verranno discussi dopo. Per la prima categoria, quella dei sanitari, tutti sapete che esiste il provvedimento urgente vigente per la vaccinazione negli operatori sanitari. Qui vado via abbastanza veloce. Quello che invece volevo un attimino trattare è quello della vaccinazione sul luogo di lavoro, oggetto di un protocollo siglato il 6 di aprile per la realizzazione all'interno delle aziende. Vaccinazioni sul luogo di lavoro, è stato firmato un protocollo, il protocollo non è decollato. Io credo che in questo momento ci siano 2 possibilità, scendendo con l'età, entrando naturalmente dove i lavoratori sono di più. La prima è quella di seguire l'originaria idea e di andare nelle aziende, ma lo si può fare solo nelle aziende grandi, e l'operazione non è semplice, perché dietro le isole vaccinali, dietro i medici e gli infermieri, c'è tutto il problema della conservazione dei vaccini e della preparazione dei vaccini, che non è semplice, che non è uguale agli altri vaccini. La seconda possibilità può essere quella di inserirsi con linee vaccinali per aziende negli hub vaccinali, e probabilmente questa è la soluzione più efficiente, che porterebbe allo spostamento del personale e dei lavoratori, ma che forse diventa più veloce e più attuabile in questo momento della campagna vaccinale. Naturalmente il luogo di lavoro diventa un punto importante per la prosecuzione di tutte le attività commerciali, delle attività produttive. Vi ho già parlato delle ipotesi, c'è l'annoso problema del Green Pass, che dovrà essere in qualche maniera chiarito, perché ancora le cose non vanno bene. Stamattina ho partecipato a un webinar con gli operatori del turismo, che in questo momento sono molto preoccupati, perché l'incertezza sul Green Pass italiano, europeo, come funziona, come si ottiene il certificato, sta di fatto creando incertezze, e ci sono poche prenotazioni rispetto a un sistema che invece doveva trarre dalla campagna vaccinare dei benefici. Io mi fermerei qui, perché ho fatto una carrellata e naturalmente sono a disposizione per eventuali domande, approfondimento nella parte di discussione. Grazie professor Signorelli, che oltre ad essere per me un grande esperto e quindi un professionista di riferimento internazionale, sei un caro amico.
che hai ben delineato nella carrellata che ci hai delineato stasera, un po' tutti i punti principali di quello che diciamo stiamo affrontando tutti. E mi complimento ancora davanti ai colleghi per l'ottima organizzazione del vostro centro, che ho visto questo modello ad Isole ben organizzato, anche efficiente e molto funzionale. E io ovviamente posso dire che positivamente che comunque i centri massivi sono dei centri che ci possono dare e ci danno margini di sicurezza sia nei confronti di noi operatori ma anche per quanto riguarda i pazienti, soprattutto anche nell'ottica dei percorsi e di tutta l'organizzazione vaccinale. Detto ciò, hai fatto un collegamento molto interessante con il discorso dei datori di lavoro e anche qui secondo me le piattaforme degli hub massivi possono essere anche qui il riferimento dove accogliere proprio i colleghi dei lavoratori dei vari enti, in quanto non, io faccio parte anche, sono il referente della commissione dei medici competenti dell'Ordine dei Medici e ci siamo confrontati un po' su queste tematiche con i colleghi nelle scorse riunioni, dove appunto sono emerse le varie criticità che i colleghi hanno soprattutto nei vari posti di lavoro, perché non pensiamo che tutti i posti di lavoro sono simili o che sono dotati di infermerie, di locali idonei per gestire una situazione emergenziale come quella vissuta e quindi che ci possa garantire questi percorsi e questa garanzia anche di sicurezza. Facciamo conto che ci sono anche tante piccole attività che non hanno le disponibilità di spazi, di risorse per avere questi margini di sicurezza che sicuramente un centro massivo può garantire e offre ampiamente. Detto ciò, mi collego direttamente facendo la presentazione al prossimo ospite di questa sera, che è il professor Claudio Colosio, che è un professore di medicina del lavoro dell'Università Studi di Milano ed è responsabile dell'unità operativa medici del lavoro della ASST Santi Paolo e Carlo, oltre ad avere il centro di collaborazione con l'OMS per la medicina del lavoro e anche componente del gruppo del lavoro OMS che ha prodotto il documento Covid-19 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e quindi sicuramente è un professionista di grande spessore, grande esperienza che ci può sicuramente dare le indicazioni corrette sul ruolo anche del medico competente, visto che comunque c'è l'angolo visuale del medico igienista, l'abbiamo detto con il professor Signorelli, adesso del medico competente, che sono stati comunque i veri attori di questa anche pandemia. Cioè io personalmente con la mia collega dell'SST eravamo costantemente e siamo costantemente in contatto per le evoluzioni che si susseguono di ora in ora, perché ormai neanche più il giorno, cioè parliamo di ore, e quindi questo cambia tutta l'organizzazione, cambia tutta la sicurezza, i protocolli e quant'altro. Detto ciò, io darei direttamente la parola a Claudio Colosio e poi magari dopo il suo intervento ti pongo qualche quesito e curiosità anche rispetto anche il rapporto con i dipendenti e quindi anche come l'hanno vissuto questa legge, ecco, e quindi la vostra esperienza in tal senso. Poi si possono fare mille domande anche relativamente, chiedo se avete raccolto dei dati, degli studi che ci possono dare anche degli orientamenti e quindi delle considerazioni. Ti passo la parola, Claudio. Beh, grazie mille a te e all'Ordine dei Medici per l'opportunità che mi viene data e grazie anche alla direzione strategica del mio ospedale che mi ha indicato come possibile relatore in questo evento molto importante. Un saluto ai colleghi che ci stanno ascoltando dopo cena. Io per tanti anni in gioventù ho fatto il medico di famiglia e so quanto sia faticoso svolgere le attività di formazione, in particolare in momenti critici come questo. Ma detto questo, passerei direttamente alla mia presentazione che ho preparato con alcuni colleghi della mia unità operativa.
Ecco, vorrei premettere che grazie al fatto che chi mi ha preceduto ha trattato alcuni degli argomenti che avrei dovuto trattare io, riuscirò a concentrarmi su quelli non affrontati e questo mi renderà più semplice stare nei 20 minuti previsti. Allora io partirei prima da questo logico, da questa logica affermazione, che è che la strategia di prevenzione è più efficace, condivido il parere dei colleghi igienisti, contro il Covid-19 e la vaccinazione, che finalmente è arrivata e che finalmente ci permette di affrontare con strumenti adeguati questa pandemia, andando oltre quanto sin qui fatto, che comunque è molto, che era il distanziamento sociale, l'attenzione alla protezione personale, il contact tracing per evidenziare i casi all'interno dell'ospedale. Se poi interessa posso raccontarvi delle grandi differenze che si sono manifestate nell'andamento dell'epidemia nella prima e nella seconda ondata, per indicare quanto importante sia adesso poter praticare la vaccinazione. Il medico competente ha tutta una serie di specificità che io vorrei brevemente ricordarvi per fare un'affermazione che forse può stupire, che è la seguente: che tutto sommato il nuovo decreto legge non modifica sostanzialmente il nostro compito di fatto di rendere per certi strati di lavoratori della sanità la vaccinazione obbligatoria, perché questo sarebbe parte del nostro mansionario come richiesto dalla legge. Qui una breve descrizione di quello che il medico competente deve fare, per dirvi che non deve fare soltanto visite, ma che deve collaborare a valutare i rischi, a redigere la relazione, deve ovviamente effettuare la sorveglianza sanitaria, ma deve anche formarsi occuparsi di formazione dei lavoratori, collaborare alla gestione di piani di promozione della salute, eccetera. Ecco, nella sorveglianza sanitaria il medico competente conclude la sua valutazione del lavoratore con un giudizio, il quale giudizio potrebbe essere di idoneità, cioè il lavoratore può svolgere la sua mansione senza particolari problemi, idoneità con limitazione e prescrizione, cioè può svolgerla, però non può fare questo, questo, quest'altro, oppure può svolgerla però in questo modo, limitazione e prescrizione. Addirittura il lavoratore in certe condizioni può essere definito inidoneo temporaneamente o in modo permanente. Ecco, diciamo che di quali rischi si deve occupare il medico competente? Il medico competente deve occuparsi dei rischi specifici, che sono quelli ai quali il lavoratore è esposto per lo svolgimento della sua attività. Il rischio specifico, ovviamente, è il rischio di contrarre l'infezione Covid per il lavoratore che operi nel reparto, per esempio, pneumo-Covid, o nel lavoratore che operi nel reparto vaccinazioni, dove arrivano soggetti non vaccinati, tra i quali quindi il rischio di avere una infezione più elevato. Rischio generico aggravato è il soggetto che svolge un'attività che lo espone in modo più elevato della popolazione generale a un rischio, senza che il rischio sia specificamente legato alla sua attività. Ad esempio, nell'ospedale l'impiegato del CUP esposto ad un rischio generico aggravato perché ha rapporti con decine di persone in ogni giornata. Infine, il rischio generico è quello che incontri nella tua vita quotidiana, per esempio perché vieni in metropolitana tutte le mattine al lavoro. Ecco, i rischi che ho indicato in giallo e in rosso nella slide sono quelli in particolare oggetto della nostra valutazione. Mi era sembrato utile fare questa premessa, perché da questa potrò spiegare perché è possibile per me, anche senza la nuova legge, esprimermi circa l'idoneità di un lavoratore non vaccinato a svolgere una specifica mansione.
tenendo conto di un'altra cosa importante, che è questa, che io mi posso occupare per legge soltanto del rischio che il lavoratore subisce svolgendo la propria attività, mentre non ho il margine di intervenire sul rischio che il lavoratore può causare a terzi, tranne che per quanto concerne sostanze psicotrope ed alcol. Cosa vuol dire? Vuol dire che se il lavoratore subisce un rischio in quanto non vaccinato, che io considero inaccettabile, non solo posso ma devo intervenire. Se il lavoro, esempio, il lavoratore non vaccinato che opera nel reparto Covid. Se il lavoratore può comportare un rischio verso terzi per la sua condizione di non vaccinato, io su questo non posso intervenire con la mia idoneità. Per esempio, il lavoratore, l'infermiere non vaccinato che opera nel reparto oncologia, dove lo scatenare di un cluster di Covid-19 potrebbe portare addirittura dei decessi. Ecco, questo è lo scenario. È uno scenario che sullo sfondo vede l'articolo 32 della Costituzione, dove si dice che nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario salvo i casi previsti dalla legge. E vorrei ricordare a tutti noi che non è nuova questa questione dell'obbligo vaccinale, perché vi è in vigore ancora oggi, molto spesso purtroppo disatteso, l'obbligo di vaccinazione antitetanica, entrato in vigore nel 63, e chi come me purtroppo ha già raggiunto un'età non troppo lontana da quella pensionabile, pare evidente come persone nate negli anni 50 che abbiano fatto il militare prima di questa legge possano essere non immunizzati contro il tetano. Ecco, quindi dal 63 una vaccinazione è stata indicata come obbligatoria. Il datore di lavoro ha qualche responsabilità in questo scenario? Adesso affronto anche questo e poi vado veramente al cuore della mia discussione e penso anche alla conclusione di questo intervento di 20 minuti. Il lavoratore deve, ai sensi del codice civile, mettere in atto tutto quanto l'esperienza e la tecnica indicano come necessario per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Quindi il datore di lavoro deve mettere in atto tutte quelle misure adeguate a tutelare i lavoratori in base allo stato attuale delle conoscenze e della tecnica. Queste qua sono le premesse. Adesso vediamo qualcosa di più recente, che è l'8108, che è il testo unico della medicina del lavoro. Nel titolo 10, quello sugli agenti biologici, è scritto in modo chiaro che è obbligatorio, vedete il punto 2c, la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione. Eventualmente giungendo anche all'allontanamento temporaneo del lavoratore se necessario. Quindi l'obbligo del datore di lavoro di tutelare il lavoratore mettendo a disposizione i vaccini per il tramite del medico competente, per tutelare il lavoratore dal rischio che potrebbe subire nella sua esposizione ad agenti biologici. Spero di avere chiarito il concetto, perché trovo che questa cosa sia importante. È importante perché è indicato dall'8108. Nel caso in cui il vaccino sia disponibile, sia indicato come necessario dalla valutazione dei rischi e sia necessario per tutelare il lavoratore dal rischio di manifestare una patologia, ebbene il medico competente ha l'obbligo, nel caso, di intervenire con prescrizioni e limitazioni per proteggere e tutelare il lavoratore da questo rischio. In sostanza, non vi è
obbligo vaccinale fino al decreto di cui hanno già parlato altri, su quali io non voglio dilungarmi. Però nella sostanza vi obbligo di tutela. Quindi se tu non vuoi vaccinarti e ti metti in condizione di essere vulnerabile verso un rischio verso il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di proteggerti per il tramite del medico competente, è evidente che scatti l'obbligatorietà di un'azione che, se omessa, può creare una condizione di colpa in chi non l'ha messa in atto. Quindi io, anche prima del decreto di cui stiamo parlando, avevo l'obbligo di provvedere alla vaccinazione almeno dei lavoratori che fossero più a rischio di manifestare la patologia. Questa cosa si è manifestata in modo drammatico, secondo me, nella prima ondata. Noi, non posso presentarvelo ora perché è complicato, rubierei troppo tempo alla presentazione, ho ancora circa 7 minuti, quindi voglio concentrarmi su cose più rilevanti. Però abbiamo pubblicato un articolo su Occupational Medicine. Chi fosse interessato lo potrebbe avere chiedendomelo per email, io gli risponderò mandandogli l'articolo, dove abbiamo mostrato come nella prima fase della pandemia il principale agente di contagio per i lavoratori siano stati altri lavoratori, cioè lavoratori inconsapevolmente hanno portato il Covid in forma di ripetuti cluster che si sono presentati nell'ospedale. Non solo, in alcune strutture, principalmente quelle strutture chiuse, dove la gente non ha una grande, diciamo così, interscambio, la gente rimane a lungo, per esempio le case di riposo, ma se vogliamo anche le carceri, l'infezione è sempre arrivata dall'esterno attraverso i lavoratori. Questo solleva in modo drammatico il problema della necessità di avere una popolazione di lavoratori immune rispetto alla patologia e una popolazione di lavoratori che quindi possa non trasmettersi reciprocamente la patologia e non trasmetterla ai pazienti. Se questo non è possibile, vi è la divisione a mansione diversa. Il lavoratore può essere indirizzato a svolgere una mansione nella quale non subisca rischio. Allora, su questo non mi dilungo perché hanno già spiegato perfettamente i colleghi, per cui mi ero preparato a dirvi qualcosa, ma non mi sembra utile. Voglio però ricordare questo aspetto, che il decreto 44 dice che in alcune condizioni, quando viene trattato pericolo per la salute, tu puoi omettere la vaccinazione. Ecco, io vorrei ricordare questa cosa però, e ricordarla ai miei colleghi medici di base, che sono incaricati di redigere una certificazione di non idoneità dei soggetti a subire la vaccinazione, che le condizioni realmente condizionanti la non idoneità di essere vaccinato sono veramente pochissime e che questo vaccino presenta un tasso di eventi negativi certamente molto più bassi di altri vaccini che noi comunque usiamo tranquillamente da anni. Mi riferisco per esempio alla vaccinazione antitetanica, ma anche a quella che oramai tutti noi pratichiamo di routine, che è la vaccinazione contro gli esantemi, l'MPR. Ecco, quindi l'unica controindicazione effettiva, a mio avviso, è una reazione allergica documentata ai componenti del vaccino. Altre condizioni vanno valutate accuratamente, ma tenendo conto che molto spesso il rischio legato all'infezione è molto più alto del rischio legato alla vaccinazione. Salto le parti che sono già state trattate, così riesco a entrare nel merito di alcuni esempi che vi avevo portato e chiudere nei tempi che mi ero prefissato di rispettare. Ecco, vado direttamente agli esempi. Allora,
L'infermiere rifiuta la vaccinazione. Il datore di lavoro contattato dall'azienda sanitaria locale, questo in epoca dati dal nuovo decreto legislativo, adibisce il lavoratore a mansioni che non implicano il rischio di diffusione del contagio e quando l'assegnazione non è possibile stabilisce la sospensione del lavoratore senza retribuzione. Questo se non vi è una, tra virgolette, giusta causa, cioè una condizione certificata dal medico di base, nel qual caso l'accesso al salario può essere mantenuto. Ecco, questa condizione può verificarsi nello studio professionale di colleghi, per esempio, medici di base, questa condizione è una condizione analoga. Ma io ritengo che chi ha nel suo studio un infermiere debba, per esempio, considerare questa problematica e chi ha nel suo studio una segretaria debba considerare il fatto che la segretaria che sta nel suo studio è ragionevolmente da considerare esposta a un rischio generico aggravato, non a un rischio specifico, perché nei nostri studi noi non affrontiamo in modo sistematico la tematica Covid. Lo studio del medico di famiglia non è uno studio, non è un reparto pneumo-Covid, ad esempio. Ecco, qua per esempio abbiamo la condizione, anche senza il decreto legislativo 44, abbiamo un soggetto non vaccinato, il medico competente in questo caso dovrebbe comunque intervenire escludendo il lavoratore non vaccinato da tutte quelle attività che potrebbero comportare per lui un rischio aggiuntivo di manifestare la patologia. Quindi ecco, come vedete, diciamo così, nel mio modo di analizzare quanto introdotto dal 44, il 44 si è occupato principalmente del rischio verso terzi, consapevole del fatto che l'occuparsi di questo rischio non era concesso al medico competente, non era concesso per legge, perché l'articolo 5 dello Statuto dei lavoratori dice che è vietato esprimere un giudizio di idoneità verso i lavoratori tranne i casi stabiliti dalla legge. Il rischio verso terzi non è stabilito dalla legge. Il 44 quindi si occupa principalmente della tutela del pubblico, perché della tutela del lavoratore dai rischi che può subire sul luogo di lavoro si occupa per definizione il medico competente, noi e il nostro gruppo. Il nostro gruppo, voglio dire, la nostra famiglia, le migliaia di medici del lavoro che esistono in Italia. Ecco, personale amministrativo lo decide la valutazione del rischio, se il personale amministrativo è esposto o no a rischio specifico o generico aggravato. Diciamo così, abbiamo visto che in questo periodo il personale amministrativo molto spesso è stato in smart work, per cui è stato abbastanza fuori dalla mischia. Ecco, negli ultimi 10 secondi voglio farvi vedere gli effetti importanti della vaccinazione. Qui è arrivata la vaccinazione. Queste sono strutture residenziali. Scusatemi, ecco, vedete che l'avvento della vaccinazione ha portato a un drammatico decremento dei casi. Questo è un confronto con la popolazione generale che viene vaccinata con una programmazione che è diversa da quella che comporta quella è stata applicata per gli anziani non autosufficienti, e vediamo la differenza dall'inizio della campagna vaccinale nell'incidenza. Chi è stato vaccinato meno si ammala di più. Evidente, ma è importante mostrarlo. E questo è l'ultima slide, è quello che succede nel nostro ospedale. Guardate quello che è accaduto nel corso del tempo. Noi avevamo nel mese di novembre quasi 300
soggetti portatori di patologia tra i due ospedali, Santi Paolo e San Carlo, e questi sono scesi, ma oggi, questa mattina, abbiamo fatto l'ultimo conto dei malati, ne abbiamo 20 su due ospedali e vediamo un'incidenza sempre più bassa di nuovi casi. La vaccinazione ha funzionato, la vaccinazione ha messo in sicurezza il personale e mettendo in sicurezza il personale ha messo in sicurezza i nostri pazienti che quindi si trovano in una condizione di come dire, possibilità di affidarsi tranquillamente e pienamente alle cure che eroghiamo. Ecco, sono passati 20 minuti, finisco qui, spero che possa essere stato utile, ringrazio ancora per l'attenzione tutti quanti. Ecco, stavo ringraziando, professore, spunti estremamente interessanti, pragmatici, che già ci danno il destro, molto spesso medicina al lavoro e medicina legale poi vanno a fondersi e sfumano l'uno nell'altro. Interessantissimi gli spunti, quella del rischio valutato per chi lo subisce, non tanto per quello che può causare, molto interessante dal nostro punto di vista. E vi dovevo anche aggiungere che, altro passaggio burocratico, che il questionario che verrà presentato per un certo periodo, a differenza del passato, è compilabile una sola volta. Non si può tornare indietro a correggere. Si rimane... quindi prendersi più tempo, ma compilarlo una volta sola. Tra qualche mese questo problema si ovvierà, perché è un problema di evento che in questo momento è qualificato come residenziale piuttosto che FAD, ma risolveremo anche questo. Prestate solo attenzione a compilare il questionario una sola volta, senza possibilità di ripeterlo. E volevo introdurre adesso il prossimo relatore. Quindi ci spostiamo sul fronte medico-legale. Abbiamo la dottoressa Raffaella Stucchi, dirigente dell'Associazione Medico-Legale Ambrosiana, abituale coinquilina di Palazzo di Giustizia e di Istituto di Medicina Legale, e vediamo un po' qual è l'angolo visuale nostro. Vediamo quali tipi di eventi si possono verificare, come affrontarli, che interesse poi possono avere dalla nostra sfaccettatura. Mi veniva in mente come esempio, oltre a quello che vi avevo fatto prima, delle 6 dosi somministrate alla ragazza, quello che ci raccontava ieri il professor Signorelli, preparando la riunione di oggi, ci diceva c'è capitata una terza dose inconsapevole, di cui poi ci si è accorti di somministrare una dose a un infrasedicenne. Ecco un altro dei possibili inciampi dietro l'angolo. Se mi avete sentito, allora passo la parola alla dottoressa Raffaella Stucchi, che ci intrattiene dal punto di vista medico-legale. A te, Raffaella. Buonasera a tutti, spero mi sentiate. Ringrazio il Presidente dell'Ordine, il Consiglio Direttivo, in particolare il Dottor De Leo per questo invito. È un tema che noi medici legali sentiamo particolarmente, è un tema in divenire per quanto ci riguarda, perché lo è per chi effettua attività di medico vaccinatore, per chi effettua attività di sorveglianza, ma lo è anche per noi, perché continuamente ci dobbiamo come dire, documentare ed, sui cambi di normativa, sui cambi di direzione, vivendo poi quelli che saranno gli effetti di questi cambi, di quello che sta succedendo ora. In realtà noi lo vediamo sempre a distanza, cioè lo vediamo dopo alcuni mesi. Questo banalmente perché il medico legale tendenzialmente arriva dopo alcuni mesi da un particolare evento, da un particolare sinistro, arriva dopo alcuni mesi perché viene coinvolto o dalla magistratura o da dei pazienti che abbiano subito delle lesioni o da degli avvocati. Quindi noi siamo un po' tardivi rispetto agli eventi e in questa fase però, come dire, siamo molto attenti perché stiamo anche cercando di comprendere che cosa ci aspetta. Sicuramente il DL 44 del 1 aprile 2021 ha introdotto per noi due fatti di estrema rilevanza. Il primo è quello dell'obbligo vaccinale. Sorvolerò, perché è già stato trattato dal professor Colosio, sul fatto che si tratta comunque di un'eventualità che è prevista dalla nostra Costituzione, dall'articolo 32, che
diciamo, stabilisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Quindi non è una norma anticostituzionale, si potrà eventualmente discutere di questioni etiche, di condivisione o meno di questa norma. Quello che vi posso dire è che il mondo medico legale è tendenzialmente favorevole, forse per quello che potrebbe essere lo scenario qualora questo obbligo vaccinale nell'ambito del personale sanitario non fosse stato introdotto. Come categoria noi ci occupiamo di, molti di noi, di responsabilità professionale sia in ambito penale sia in ambito civile, e forse una delle fattispecie che più ci riguarda e che più ci coinvolge a livello professionale sono le infezioni nosocomiali. Lo scorso anno, quindi in epoca prevaccinale nel 2020, ci sono stati casi di Covid contratto in regime ospedaliero e ci sono già arrivate segnalazioni prevalentemente in ambito civile con richieste di danni. Era però un'epoca prevaccinale, era un'epoca in cui non si poteva prevenire in senso assoluto il contagio, perché per quanto il personale sanitario si proteggesse con mascherine, con dispositivi, il rischio che l'infezione venisse comunque trasmessa in ambiente ospedaliero c'era sia tra pazienti sia tra personale sanitario, che sappiamo lo ha contratto con un'incidenza estremamente elevata. E quindi nel 2020 diciamo che queste fattispecie dal nostro punto di vista sono state inquadrate come eventi non essenzialmente prevenibili e quindi non denotanti una responsabilità della struttura. Con l'introduzione della vaccinazione lo scenario cambia perché oggigiorno se un paziente ricoverato non per Covid ovviamente ma per altra patologia dovesse contrarre il Covid in ambiente ospedaliero, e questo lo vediamo e lo ereditiamo dal 2020, tendenzialmente a meno di un'infezione transitoria e quindi avendo un esito positivo, potrebbe chiaramente fare poi avanzare una richiesta danni in ambito civile, perché nell'ambito penale le infezioni non prevedono diciamo un tipo di procedimento penale, perché l'azione penale è personale e le infezioni chiaramente spesso non riconoscono una fonte certa, però di fatto in ambito civile potrebbero chiedere risarcimento alla struttura. La struttura è tenuta chiaramente a verificare ed è tenuta a verificare che sia stato messo in atto tutto quanto possibile per prevenire l'infezione. Nel momento in cui all'interno di una struttura ospedaliera c'è del personale sanitario non vaccinato, l'ente non può fornire prova, per così dire, di corretto adempimento di quello che è la prestazione, perché siamo in ambito civile, non voglio entrare troppo nel tecnico, ma è previsto che a fronte di un evento avverso l'ospedale dimostri di aver messo in atto tutti i corretti presidi atti ad evitare il ricorrere di questo evento avverso. Quindi i medici legali sono un po' tranquillizzati da questo obbligo vaccinale, perché questo significa che qualora ci dovessero essere degli eventi di contagio intraospedalieri, la struttura potrà dimostrare di aver messo in sicurezza i pazienti vaccinando il proprio personale e che quindi la fonte o comunque la fonte del contagio non possa essere personale dipendente. Viceversa, capirete bene che se così non fosse sarebbe impossibile dimostrare quale sia stata la fonte del contagio. Questo vale anche per il 2020, ma ripeto, è proprio l'introduzione del vaccino che cambia il nostro scenario e la nostra impostazione. Invece in questo modo, dal punto di vista civilistico, la struttura può validamente difendersi. Se non fosse così, cioè se un medico o un infermiero o comunque personale sanitario rifiutasse il vaccino, e potrebbe teoricamente poi subire comunque una richiesta di rivalsa da parte della struttura, perché in ambito civilistico la struttura con l'articolo 13 in particolari situazioni può comunque esercitare un'azione di rivalsa e coinvolgere in quella che è la richiesta danni il dipendente nei casi di colpa grave. Quindi mi viene da dire ben venga
al di là delle questioni etiche, che sono però chiaramente personali, ben venga per quanto riguarda le prospettive di contenzioso, le prospettive di azioni giudiziarie, ben venga questo obbligo per il personale che lavora all'interno delle strutture sanitarie. L'argomento, il secondo argomento che introduce questo decreto legge, che per noi è di estrema rilevanza, è quello sancito dall'articolo 3 del DL 44, e che è quello dello scudo penale, che è già stato accennato dal dottor De Leo in maniera peraltro brillante, e che è uno scudo penale un po' superfluo, perché in realtà la situazione del medico vaccinatore o di comunque del personale che si occupa delle vaccinazioni è una situazione già prevista dalla legge Gelli, di cui poi parlerà il relatore che mi segue, l'avvocato Livigni, già prevista dalla legge Gelli, e cioè esiste già comunque uno scudo penale laddove il medico o il personale infermieristico rispetti le linee guida, rispetti le buone pratiche cliniche. La legge Gelli in effetti richiama il concetto della specificità del caso concreto, l'articolo 3 invece di questa norma non lo richiama, e quindi forse sembrerebbe un po' più estensivo in senso di tutela. In realtà io, leggendo con attenzione questo articolo, mi sono posta alcune questioni. L'articolo, ve lo leggo, dice: la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme, e poi ci sono due indicazioni: o alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità, e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute. In sostanza l'articolo dice: se la somministrazione del vaccino è avvenuta conformemente a quelle che sono le informazioni e le autorizzazioni date dalle autorità competenti, quindi qui parliamo di AIFA, per quanto riguarda il territorio italiano, o di EMA per quanto riguarda il territorio più ampio, e conformi alle circolari emanate dal Ministero della Salute, questo è un richiamo specifico sul quale si deve riflettere, il medico, il personale, la persona, insomma, il vaccinatore non è punibile, il che non significa che non sia imputabile. Cioè, il medico, intanto, nel caso di un evento avverso che abbia come conseguenza una morte o delle lesioni personali, quindi l'omicidio colposo, l'articolo 589 del codice penale, e le lesioni personali colpose, l'articolo 590, comunque, qualora si verificasse una di queste due eventualità, noi abbiamo un obbligo di perseguibilità in certe fattispecie, e quindi automaticamente si apre un fascicolo di indagini. Il pubblico ministero non può non indagare su un determinato fatto previsto appunto in queste due situazioni. Si apre un fascicolo e automaticamente il PM è tenuto a mandare un avviso di garanzia. Quindi capite bene che questo scudo penale non impedisce la prima fase di azione giudiziaria, che è quella dell'indagine, e quindi non rende poi così sereno il medico vaccinatore. Tant'è che il nostro pensiero è stato che questo scudo sia stato introdotto più per finalità di sanità pubblica, e cioè per dare l'impressione che i medici vaccinatori si sentissero tutelati ed aderissero quindi alla campagna vaccinale, quando, come vi stavo dicendo, in realtà esiste comunque la legge Gelli, e quindi in realtà una tutela già esisteva. Questo non impedisce comunque un'azione di indagine, non impedisce l'avviso di garanzia, e quindi non impedisce che il medico riceva questo avviso di garanzia, e per quanto pur sereno e convinto di aver fatto tutto bene, comunque finché il fascicolo non viene archiviato sicuramente vive poco serenamente questa fase di tipo istruttorio. Perché richiamavo le due condizioni in cui lo scudo penale è previsto? Perché sono due condizioni che talvolta in questa epoca sono tra loro in contraddizione. Cioè, da una parte viene sancito che la punibilità è esclusa quando la somministrazione è conforme alle indicazioni, quindi degli organi competenti, quindi AIFA ad esempio, dall'altra alle indicazioni e le circolari del Ministero della Salute. Ora, io proprio oggi ho fatto una verifica rapida delle circolari del Ministero della Salute in tema vaccinale dell'ultimo periodo, ce n'è una praticamente ogni giorno,
quindi già il mantenersi aggiornati non è una cosa proprio immediata. Ma ci sono circolari che sono anche tra loro contraddittorie, perché faccio un esempio: il 7 aprile 2021 il Ministero della Salute ha emanato una circolare su AstraZeneca in cui raccomanda l'uso preferenziale di AstraZeneca in soggetti al di sopra dei 60 anni. È una raccomandazione per un uso preferenziale, però è una raccomandazione del Ministero della Salute. Quindi se noi richiamiamo la norma dell'articolo, di quell'articolo 3 di questo, quindi il famoso scudo penale, automaticamente diciamo che colui che si trova poi a valutare un'eventuale somministrazione in un soggetto al di sotto dei 60 anni, dovendosi ispirare in ambito penale a questa norma, si troverebbe un pochino in dubbio, in difficoltà, anche perché è una circolare, però è espressa in maniera non particolarmente categorica, e secondo me in questa fase i medici vaccinatori e anche i cittadini avrebbero bisogno di informazioni molto più chiare e molto più nette. Raccomandare per uso preferenziale significa è meglio, ma se non lo fai non succede nulla. Quindi capite che un'interpretazione poi a posteriori di un eventuale evento avverso di una AstraZeneca somministrato, immaginiamo un soggetto cinquantenne, una donna che abbia un evento avverso, se dovessimo rifarci a questa circolare del 7 aprile 2021, ci sarebbero delle difficoltà di interpretazione giuridiche e quindi medico-legali. E il 9 aprile c'è un'ulteriore circolare che ci interessa, che è già stata prima anticipata e che è la prima richiesta all'AIFA di un parere sull'estensione dell'intervallo tra le due dosi per quanto riguarda Pfizer e Moderna. In questa circolare, sempre sul Ministero della Salute, l'AIFA precisa che l'intervallo ottimale è di 21 giorni, quindi sembrerebbe cristallizzare una situazione di non possibilità di estendere questo intervallo, se non che il 5 maggio 2021 un'altra circolare, quindi il mese dopo, raccomanda il prolungamento dell'intervallo. Quindi, come vedete, abbiamo una situazione normativa a volte contraddittoria, in evoluzione e che va assolutamente monitorata, perché il mio primo suggerimento che do dal punto di vista medico-legale, proprio ai fini della tutela di coloro che sono sul campo e che stanno quindi vaccinando, il primo suggerimento è proprio quello di tenersi informati, leggere queste circolari, leggere anche i quotidiani e attenersi a tutte le indicazioni. Prima il dottor De Leo accennava a questo problema di protocollo interno di un centro vaccinale e di un vaccinatore che evidentemente non condivideva il protocollo. Il protocollo interno non rappresenta una linea guida, non rappresenta neanche una buona pratica clinica, è semplicemente un protocollo interno, e quindi se ragioniamo sul suo impiego ai fini difensivi in ambito penale, ma vi dico anche in ambito civile, non sono così sicura che regga come elemento di discolpa. Certamente reggerebbe di più quelle che sono raccomandazioni dell'AIFA oppure raccomandazioni del Ministero della Salute, che hanno un valore chiaramente nazionale e quindi hanno un valore legislativo senza dubbio superiore, e questo vale sia per un discorso penale qualora ci fossero degli eventi avversi in un soggetto vaccinato, sia in ambito civile qualora ci fosse poi una richiesta danni. Dal punto di vista pratico, quello che ho imparato in 20 anni di attività in cui mi occupo di difendere le strutture ospedaliere e i medici sia in ambito penale che civile per ipotesi di responsabilità professionale, quello che vi posso dire è che più scrivete e meglio è, cioè quello che non è scritto non esiste, non risulta e non può essere invocato quale elemento a discarico del medico, del personale, del responsabile del centro vaccinale. Quindi nella fase di vaccinazione è fondamentale che l'anamnesi sia raccolta dal medico e che non sia una semplice scheda precompilata dal paziente, perché in questo modo non si riesce ad avere la prova che il medico abbia indagato, al di là di quello che scrive chiaramente il soggetto che deve essere vaccinato, abbia indagato ulteriormente l'anamnesi. Considerate che i pazienti, e non è un evento eccezionale, spesso dimenticano delle precedenti situazioni patologiche, non perché non vogliono dirle, ma semplicemente se le dimenticano. Quindi sarebbe assolutamente
utile e opportuno a tutela di chi effettua questa attività, fare domande specifiche in modo che si verifichino quelle situazioni di anafilassi, di precedente vaccinazione, di precedente, scusate, malattia Covid, così da non incorrere in situazioni che non risultano documentate. Allo stesso tempo è molto importante che il medico informi e che possa documentare questa informazione in qualche modo, facendo sottoscrivere quindi un consenso che poi venga ovviamente controfirmato dal medico e non, come dire, consegnato da personale che non abbia la qualifica per illustrare quelli che possono essere i problemi vaccinali. Vi garantisco che tutto quello che è scritto è estremamente utile per qualunque tipo di valutazione tecnica medico-legale, sia che si sia in ambito civile che in ambito penale, e tutto ciò che invece è, come dire, orale ci sottrae proprio degli elementi di valutazione che sono per noi molto importanti nel momento in cui dobbiamo gestire, cercare di inquadrare sul piano medico-legale e poi chiaramente sul piano giuridico quella che è una particolare fattispecie. Ci sarebbero ancora molte cose da dire, ma credo di aver esaurito il mio tempo. Quello che veramente mi rassicura in questa situazione, dove i medici vaccinatori sono certamente esposti ad un'attività molto impegnativa e anche a rischio, quello che mi rassicura è che in questo momento ci sono normative e ci sono decreti e ci sono circolari, quindi ci sono comunque diciamo leggi normative che consentono poi di far riferimento, di avere un riferimento giuridico che tuteli la categoria. È chiaro che poi ci sono situazioni che non possono essere tutelate, quindi se si somministrano 4 dosi di vaccino si può aver scritto tutto quello che si vuole e si può aver rispettato tutto quello che AIFA suggerisce piuttosto che il protocollo interno, ma questo è un errore materiale, così come la somministrazione a un soggetto al di sotto di 16 anni oppure una terza dose. In quelle situazioni purtroppo non ci sono come dire, elementi per così dire di scarico, però in tutti quelli che sono gli eventi avversi, ripeto, è veramente importante la fase di anamnesi scritta che documenti un'attività ben fatta, un'attività quindi ispirata alla buona pratica clinica. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie Raffaella, ottimo, ottimo intervento, molto pragmatico. Devo riattivare la telecamera, spero mi vediate, mi sentiate. Stavo ringraziando Raffaella per l'intervento estremamente pragmatico e utilissimo. Cioè, siamo abituati spesso a sentire medici legali elencare norme o leggi, eccetera, in modo a volte così noioso, se possiamo dirlo tra virgolette. Qui invece abbiamo avuto spunti del campo, effettivi. È verissima la questione che noi veniamo dopo, e noi parliamo di rischio di pandemia giudiziaria che verrà dopo quella sanitaria, e se ne intravedono le avvisaglie. Interessantissima questa questione di dover stare attenti come dire, al rango della regola a cui si fa riferimento per dimostrare poi il proprio buon agire a posteriori. Quindi la norma AIFA piuttosto che la circolarietta, la circolare, il protocollo del centro, che vale quello che vale. Quindi grande attenzione, e quindi abbiamo subito il trampolino pronto per l'ultimo coinquilino, anche qui del Palazzo di Giustizia. Quindi avvocato Livigni, panelista e penalista, e consigliere di fiducia dell'Università Statale di Milano, editorialista in temi giuridici e sanitari, a cui do volentieri la parola, e vediamo il suo angolo visuale, la sua chiusa, la sua supervisione su tutti gli ami che abbiamo buttato. Grazie avvocato. Grazie a lei. Aspetti che mi posiziono, perché
Allora, dunque no, innanzitutto grazie dell'invito, ringrazio Giuseppe Di Leo e ringrazio anche Maria Teresa Zocchi che appunto mi hanno invitato a questo incontro. Io volevo, parlando per ultima, mi sento un po' l'imputata, differentemente dal fatto che magari gli imputati possono forse essere proprio coloro che mi hanno invitato, cioè i medici. In realtà dobbiamo essere seri. Allora, io sono stata invitata perché evidentemente un articolo che avevo scritto un po' di tempo fa, prima del decreto legge 44 del 2021, aveva suscitato un po' di curiosità. L'articolo si intitolava in questo modo: il dilemma giuridico dietro lo scudo penale per i medici che vaccinano. Perché? Ovviamente era venuta fuori questa novità della vaccinazione, quindi in caso di mancata protezione legale un medico su tre non voleva aderire alla campagna vaccinale, perché qual è il punto? È ripartire la responsabilità. Quindi l'operatore sanitario non può rispondere personalmente delle conseguenze di un vaccino scelto peraltro dal governo, ma al tempo stesso non può essere assolto a prescindere in caso di eventuali errori. Allora, io non lo so se le diapositive che avevo mandato a Maria Teresa ci sono, ma comunque non è importante. Volevo fare un breve excursus storico per capire perché si è arrivati all'articolo 3 decreto legge 44/2021, quando già c'era, qualcuno di voi l'ha detto, la famosa legge Gelli Bianco. La legge Gelli Bianco è la legge 8 marzo 2017 numero 24, che recava disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale di chi esercitava una professione sanitaria. Quindi questa legge ha introdotto l'articolo 590 sexies codice penale, che prevedeva appunto la responsabilità per il medico, il sanitario, che si trovava in situazioni di condotte che potevano essere ascritte o alla colpa lieve, negligenza, imprudenza, o alla colpa sempre lieve, inteso come imperizia. La legge cosa diceva l'articolo 590 sexies? Mi spiace che non ci sia la slide, ma devo leggere la norma. Leggere le norme è noiosissimo, cercherò di dare un'enfasi oratoria. Allora, se i fatti che prevedono l'articolo 589, cioè l'omicidio colposo, e 590, le lesioni personali colpose, sono commesse nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene previste per il 589 e il 590, che vanno da 6 mesi a 5 anni a seconda che ci sia colpa grave o gravissima, e salvo quanto disposto dal secondo comma. Questo articolo 590 dov'è che è innovativo? È innovativo nel secondo comma, perché dice: se l'evento, quindi l'evento morte o l'evento lesioni personali colpose, si è verificato a causa di imperizia, la punibilità, vedete, il legislatore parla sempre di punibilità, perché i concetti, come ha detto giustamente la collega medico legale che mi ha preceduto, di imputabilità e di punibilità sono del tutto diversi. Quindi è imputabile la persona nei confronti della quale si può chiaramente esercitare l'azione penale, punibile è la persona che viene chiaramente, diciamo così, condannata, quindi resa colpevole della condotta posta in essere. La punibilità è esclusa, vedete, tornano le famose raccomandazioni. Quando risulti che le raccomandazioni previste dalle linee guida, che sono praticamente la carta costituzionale del medico, definite e pubblicate ai sensi di legge, siano state seguite, o se mancassero le famose linee guida, ci sono le buone pratiche clinico-assistenziali. Sempre e sempre che il legislatore mette sempre delle variabili eventuali, le subordinate, sempre che le raccomandazioni previste dalle linee guida risultano adeguate alle specificità del caso concreto. E qui aiuto coloro che devono essere formati, perché sono praticamente le domande 1, 2, 4 che ho dovuto farvi. Allora, cosa sono le linee guida? È inutile che ve lo dica, meglio di me lo sapete, sono chiaramente quelle linee guida mediche, chiamate anche linee guida cliniche o linee guida di pratica clinica, sono quei documenti che hanno un obiettivo di guidare le decisioni e i criteri relativi alla diagnosi, a gestire e a trattare in aree specifiche della sanità. E questa è la domanda 3, così avete anche il riferimento. Ora, cosa succede? Le pronunce giurisprudenziali, perché poi alla fine penso che i medici, come tutti noi operatori del diritto, interessino le sentenze. Devo dire la verità che sono uscite due sentenze molto particolari. Una del Tribunale di Parma, il 4 marzo 2019, e una delle
sezioni unite della Cassazione del 22 febbraio 2018 e che dicono un principio molto importante per il medico, il principio secondo cui la responsabilità del sanitario in caso di colpa lieve è scriminato, cioè è gradato, è meno, diciamo così, è meno forte, perché se lo stesso ha seguito puntualmente, e qui la Cassazione è molto precisa, le linee guida stabilite per la specifica terapia e l'intervento chirurgico. Poi la Cassazione dice anche che le linee guida devono essere comunque chiare, aggiornate, conosciute, conoscibili, per costituire esenzione di responsabilità per il sanitario. Ora, giustamente chi mi ha preceduto ha detto, ma c'era bisogno, visto che esisteva la legge Gelli Bianco che ha innovato il codice penale nel 2017, c'era bisogno di questo famoso scudo penale come è stato chiamato? Allora io in questo articolo, che penso sia conoscenza di chi sicuramente mi ha invitato, mi sono posto una serie di problemi. L'articolo 3 del decreto legge ve l'hanno già spiegato, lo ripeto, dice che per i fatti di cui agli articoli 589, cioè omicidio colposo, e 590, cioè lesioni colpose del codice penale, che si sono verificate a causa della somministrazione del vaccino per prevenire le infezioni da SARS-CoV-2 durante la campagna vaccinale straordinaria, quindi questo è un evento straordinario, quindi il legislatore ha ritenuto di fare un decreto legge, quindi un decreto che abbia forza di legge, per stabilire all'articolo 3 una situazione che tutto sommato secondo me esisteva già, ma questo è il punto di vista della giurista sulla quale eventualmente posso anche confrontarmi. Cosa succede? La punibilità, l'ha già detto la medico legale, è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute in un provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio, emesso da chi? Dalla competente autorità e dalle circolari pubblicate sul sito del Ministero e della Salute. E quindi questo è il famoso scudo penale che hanno invocato i medici e il personale sanitario per proteggersi dagli eventuali assalti giudiziari, sicuramente in buona fede, delle persone che hanno subito danni per il vaccino. Ma io credo che questo articolo 3 del decreto legge poteva veramente essere evitato. Prima di tutto perché lo scudo penale cosiddetto è generico, perché vedete nel nostro sistema, e l'ha già accennato Raffaella Stucchi, ma ovviamente si intersecano il visus, il focus del medico legale e dell'avvocato. L'avvocato si serve del medico legale per dimostrare una certa situazione, quindi per avere anche un supporto medico-scientifico. Quindi sono due chiaramente professionisti che lavorano a côté. E quindi ringrazio Raffaella Stucchi per avere già aperto la strada alla spiegazione che vado a darvi. Questo scudo penale è generico perché in Italia esiste l'azione penale obbligatoria, ve l'hanno già detto, e quindi il pubblico ministero è un atto dovuto se un cittadino fa chiaramente denuncia nei confronti di un sanitario per una qualsiasi accadimento derivante dall'assunzione di un vaccino. Il pubblico ministero però può assolutamente indagare sulle modalità concrete di uso di quel vaccino e sulla responsabilità del medico per colpa professionale grave. Mettiamo un'omessa diagnosi di patologia incompatibile al vaccino. Voi sapete, si è parlato di anamnesi, che io non sono ancora andata, andrò prossimamente a vaccinarmi, ma mi hanno detto, chi l'ha già fatto, che l'anamnesi è un'anamnesi spicciola. Come fa il sanitario a sapere se la persona chiaramente davanti a lui o a lei non dice esattamente le patologie di cui è affetto, se questo ce le ha e se io non sapessi di averle? Quindi la situazione veramente è molto frastagliata e secondo me un po' confusa. Purtroppo in questo paese si legifera sempre sull'ondata emotiva. L'omicidio stradale era un reato che non esisteva. Il legislatore l'ha fatto perché dopo i vari omicidi sulla strada ha ritenuto dover normare ad hoc la situazione. Io credo che poteva veramente farne a meno. Anche perché in questo caso ovviamente ci saranno magari situazioni in cui il privato potrà chiedere un risarcimento del danno per colpa professionale. È un work in progress. Bisogna vedere esattamente cosa succede, anche perché siamo a 3 mesi dalle vaccinazioni, quindi non c'è ancora, ovviamente, non si è ancora creata una giurisprudenza neanche di merito, quindi non ci sono stati dei casi ad oggi. E credo che uno scudo penale più comprensivo di quello che a voi medici
obiettivamente non piace, andrebbe contro il principio di obbligatorietà dell'azione penale, articolo 112 della Costituzione, perché vi ho detto che il pubblico ministero è tenuto a iniziare un'attività di indagine quando viene a conoscenza di una notizia di reato. Allora cosa potremmo dire? Come si può superare? Io mi sono un po' interrogata perché ho detto valutiamo le indicazioni e le controindicazioni. Come si potrebbero tutelare a questo punto i medici o gli infermieri dall'atto dovuto del PM che, come vi ho detto, deve assolutamente indagare? Perché vedete qua ci sono... la situazione è molto delicata, qui entrano in gioco interessi meritevoli di tutela. Da un lato quella del paziente a essere sottoposto a un trattamento sanitario potendo fare affidamento nella perizia e nella competenza dei medici e del sistema sanitario. Dall'altro l'interesse del medico, cioè di voi come categoria che siete esposti in prima linea e che avete combattuto con sacrificio e dedizione nella lotta contro il Covid. E voi giustamente volete vedere... fare in modo che venga, si possa, diciamo, sviluppare la vostra professione con tranquillità e non essere esposti a continui procedimenti penali per lo svolgimento del proprio operato. E quindi, secondo me, alla fine di questo discorso è interessante, sarebbe interessante, io non credo che il legislatore l'abbia fatto, bilanciare gli interessi in campo. Voi sapete meglio di me che nel nostro ordinamento si ha responsabilità medica quando sussista e venga provato il nesso causale eziologico tra la lesione alla salute subita dal paziente e la condotta di chi ha messo in atto l'operatore sanitario, che può essere in concorso o meno con la struttura sanitaria da cui dipende, come diceva prima Raffaella Stucchi. E quindi nel caso in cui un paziente subisca un danno, per esempio a seguito di un intervento medico, la magistratura indaga affinché si possa escludere o individuare una responsabilità medica di tipo doloso o colposo agli operatori sanitari. Mentre l'ipotesi di somministrare il vaccino ha delle particolarità rispetto alla casistica comune degli interventi medici, perché l'operatore sanitario che effettua il vaccino si occupa sostanzialmente della mera somministrazione del vaccino, eseguendo un piano vaccinale disposto dal governo, autorizzato dall'Agenzia Italiana e dall'Agenzia Europea del Farmaco. E quindi... io avevo ipotizzato questo articolo del 24 di marzo, decreto legge, è del 1 di aprile, sembra quasi, non dico che l'abbia richiamato, ma insomma diciamo così che c'è stato un comus discessus. E quindi è importante, secondo me, sarebbe dovuto essere importante, un concreto funzionamento giuridico del cosiddetto scudo penale, in quanto se da un lato è fin troppo evidente che il medico non può rispondere personalmente di una scelta assunta da un sistema sanitario nazionale, dall'altro canto avanzo già la difesa di chi probabilmente la metterà in atto, è altrettanto vero che prevedere a livello legislativo un'impossibilità tu cur di scrivere nel registro degli indagati l'operatore sanitario che ha somministrato il vaccino impedirebbe materialmente alla magistratura di verificare come si sono svolti i fatti, a scapito della tutela dei cittadini. Ha detto bene qualcuno di coloro che mi hanno preceduto che questa norma è stata fatta a tutela dell'interesse dei cittadini, però bisogna anche mettere gli interessi in gioco, non essere bilanciati, perché poi alla fine si getta anche la sfiducia nelle persone che vanno, a parte che la comunicazione mediatica è stata terribile, ho avuto amici che avevano il terrore di vaccinarsi con AstraZeneca, quando voi che siete medici sapete perfettamente che ci sono delle situazioni critiche magari anche in relazione ad altri vaccini. E quindi secondo me doveva essere tenuto in considerazione il legittimo interesse dell'operatore sanitario a non essere esposto al rischio di essere perseguito giudizialmente mentre svolgeva un servizio per danni evidentemente non riconducibili al proprio operato, perché il vaccino lo somministrano sull'input di chi chiaramente il vaccino ha dato. E credo che questo sia stata sicuramente una delle preoccupazioni più cogenti della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Allora io alla fine, per chiudere, perché siccome in genere noi avvocati analizziamo le norme e diamo una lettura spesso e volentieri chiaramente favorevole a chi a noi fa riferimento, io vorrei, queste slide sono già andate quindi potete già potete andare direttamente sull'ultima slide, io mi sono inventata una soluzione che però non è una soluzione di quelle, dice, beh è arrivata la Livini,
sia la soluzione. Voi lo sapete, la soluzione è questa qua. Io credo che ci siano in gioco due possibilità. Una che vi farà magari sorridere, che si chiama scudo procedimentale, cioè quasi un gentleman agreement con la Procura della Repubblica, che non dico chiude un occhio, ma che comunque procrastini le eventuali iscrizioni, e l'altra che, proprio perché siamo in un working in progress, è una situazione eccezionale, quindi sicuramente secondo me ci deve essere anche un approccio diverso da come è stato fino adesso, e poi secondo me la soluzione finale, ma mi rendo conto che gli interessi in gioco sono di una certa spessore, di uno scudo assicurativo, come qualcuno già ha detto, ipotizzando per esempio, l'ho scritto in questa slide, un fondo ad hoc delle varie compagnie assicurative che si occupano chiaramente di responsabilità sanitaria e che operi indipendentemente dalla polizza che può avere il personale medico o quello infermieristico, ma solo per il fatto di un evento che può capitare correlato al fatto di avere somministrato il vaccino. Questo secondo me potrebbe essere questa ipotesi di scudo assicurativo o economico, chiamatelo come volete, a tutela degli interessi del sanitario, e potrebbe essere anche secondo me una soluzione coerente con il sistema normativo italiano. Però ecco, mi rendo conto che sono tutte soluzioni che chiaramente necessitano di un periodo di gestazione, e credo che sia stato molto interessante organizzare questo incontro, perché mai come l'interdisciplinarietà tra professionisti, tra il medico legale, tra l'avvocato e tra il medico, può essere sicuramente foriero di confronti e, perché no, magari arrivare anche laddove dovrebbero arrivare le situazioni critiche come questa qua. Io credo che, diciamo così, stiamo alla finestra, casi non ce ne sono ancora stati perché, ripeto, il lasso di tempo è talmente esiguo che per ora non mi risulta, per fortuna, che siano accadute situazioni di questo tipo, però è ovvio che sono alla finestra. Ecco, io credo che, se volete appunto una mia, come dire, una mia considerazione, si poteva comodamente rimanere con la legge Bianco del 2017, che appunto aveva già innovato con la 590 sexies quello che fino al 2017 era stato applicato, cioè il medico che chiaramente poteva essere indagato e punibile per situazioni di lesioni personali colpose o per situazioni di omicidio colposo. Quindi credo che sia stata l'ennesima norma fatta un po' così, forse di pancia. Sono d'accordo con voi che non aggiunga nulla a quello che c'era prima, e fermo restando appunto i principi del codice penale che già conosciamo. Sono a disposizione eventualmente se ci sono, l'orario è molto tardo, sono le 10:10, credo di essere stata più veloce possibile, però mi dispiacerebbe avere tolto magari la parola a chi magari ha qualche dubbio ha bisogno di qualche ulteriore, diciamo così, chiarimento. Ringrazio e sono a disposizione. Eccomi. Grazie avvocato, veramente interessante, anche qui molto pratico, altro che pesante, tutt'altro. Interessantissimo, avremmo l'ennesima conferma che quindi di questo scudo non c'era un grande bisogno e che quindi, vista la, come dire, il macigno della procedibilità dell'azione del PM, che non si poteva eliminare, questo scudo, in così come è stato concepito, di fatto non serviva. Interessantissimo il doppio scudo finale, per cui sì, se questo è un evento che è stato interessante come dire, prima puntata, vedremo se una seconda potremmo avere i due convitati di pietra, cioè per lo scudo procedimentale qualche esponente della procura, che non ce ne mancano, per lo scudo assicurativo e questa sorta di simil fondo di garanzia, un po' simile a quello che c'è per gli eventi stradali, anche per questi eventi. Diciamo, scusi di Leo, che noi diciamo de iure condendo, è tutto molto da sviluppare, quindi sono magari idee che vengono, magari possono essere applicate. Sì, ma sono belle idee, benissimo. E dice non risultano ancora procedimenti, effettivamente, come dire, non ne risultano anche a noi, ma alla finestra c'è tanto. Certo. C'è tanto, anch'io nel mio piccolo, la Raffaella confermerà sicuramente, si riceve almeno una telefonata a settimana, o di qualche legale, o di qualche erede di deceduto Covid, eccetera, eccetera.
mio padre è morto, aveva il mieloma, si trovava in ospedale, ha preso il Covid ed è morto. È entrato per una ferita, è uscito il Covid. Si può fare qualcosa? Queste domande cominciano ad arrivare. Non so se vi ricordate un annetto fa, sia come ordine degli avvocati e ordine dei medici, congiuntamente, avevamo fatto un'azione, un proclama separato, ma molto interessante, che era un'attenzione a come vi muovete. Ci sono tutte quelle pubblicità che si sentono alla radio, in macchina, mostruose. Problemi col Covid in ospedale, rivolgetevi a noi e vediamo se si può svolgere un'attività giudiziaria. Abbiamo messo dei paletti forti, abbiamo invitato al massimo rispetto della deontologia, pur senza compromettere i diritti del cittadino eventualmente leso, però speriamo che questi due richiami forti stiano avendo il loro effetto. Scusi Deleo, se mi posso permettere, non l'ho detto perché comunque ecco, ci sono stati veramente degli episodi di sciacallaggio che il nostro ordine, chiamiamolo così, ecco, che il nostro Consiglio di Disciplina ha gravemente sanzionato, utilizzando la situazione pandemica che è stata un dramma per tutto il paese. Ci sono stati comportamenti anche sui social, colleghi nostri che vendevano consulenza a poco prezzo, e purtroppo la gente, voi sapete che gestite la salute e noi gestiamo la parte successiva, quando tocchi la salute sono disposti a tutto. Ecco, qua mi fermo perché veramente sarebbe il caso di fare un altro incontro, non mi sto autoinvitando assolutamente, però ecco, certo. È un tema molto molto sentito che noi professionisti, noi avvocati insieme a voi medici dovremmo veramente analizzare e dare certo. Soluzioni. I due ordini si sono mossi congiuntamente in modo molto armonico e le premesse ci sono tutte per continuare sulla stessa strada. Non so se Martino, se anche tu hai raccolto qualche domanda in giro. No, io volevo fare una domanda intanto a Claudio Colosio relativamente alla sua esperienza vissuta comunque con i dipendenti, visto che comunque essendo medico competente di una delle più grosse aziende lombarde, struttura pubblica ospedaliera, si è raccolto un po' di analisi relativamente alla legge e quindi il rapporto un po' con i dipendenti, qual è stato e cosa è venuto un po' fuori al riguardo. E poi sempre su questo ambito qui, se visto i casi in base alla sua esperienza dei soggetti che hanno già avuto il Covid, e se la vaccinazione anche in termini di avvertenze, esempio effetti collaterali eccetera, se sono stati elevati, e quindi è il caso anche di provvedere a fare un'ulteriore vaccinazione aggiuntiva, e quindi prima dose, seconda dose eccetera. Ecco, volevo fare intanto due quesiti a Claudio in maniera operativa, perché sono comunque delle cose interessanti anche da capire in base alla rispondenza dei colleghi. Ecco. Non sento Claudio, però. Si sente, prof. Claudio, devi attivare l'audio. Ora senza audio. Deve riaprire il microfono, professor Colosio. Adesso si sente? Sì, perfetto, adesso sì. Okay, bene. Allora, scusate, non uso quasi mai questo programma. Allora, grazie della domanda che mi permette di dire, tanti, magari anche qualcuno del nostro ospedale mi sta ascoltando. L'esperienza con i lavoratori dei Santi è stata molto bella, mi ha arricchito. La maggioranza di queste persone ha risposto con grande positività, con grande slancio, con grande passione, conscia dei propri doveri. Questo ci ha permesso di raggiungere, facevamo il conto questa mattina, all'incirca il 92% copertura. Cioè, voglio dire, veramente pochi hanno rifiutato, alcuni dubbiosi sono stati convinti e alcuni incrollabili, vabbè, saranno convinti, penso, dal 44. Per cui mediamente nessun problema, e una cosa che mi ha fatto molto piacere, nessun problema ad utilizzare l'AstraZeneca, che in effetti, diceva giustamente l'avvocato, non c'è motivo di temerlo, come in altre zone d'Italia magari
si fa perché in fondo il rischio di effetti collaterali è veramente limitato. Quindi questo sui lavoratori. La 44, quindi, tranne che in questi incrollabili Novax, non è stata neanche discussa, nel senso che la gente era già vaccinata, per cui la 44 è passata sopra. La seconda cosa importante è quella rispetto alla vaccinazione. La mia esperienza, poi magari il professor Signorelli, che anche lui ha un punto di vista su questa cosa certamente, è di questo tipo. Il primo è che noi abbiamo caldeggiato comunque sin dall'inizio la vaccinazione anche del personale che aveva manifestato il Covid, perché abbiamo qualche dato di ricerca preliminarmente raccolto che non ci dà la certezza che l'infezione dia una copertura o una copertura adeguata, quantomeno. Lasciamo passare 3 mesi, li vacciniamo. Abbiamo giusto avuto oggi l'accettazione da parte di una rivista della famiglia Lancet di un articolo preparato con la professoressa Monforte. Abbiamo studiato 3.500 vaccinazioni, tra queste 440 vaccinazioni di soggetti che avevano manifestato Covid, e abbiamo visto questo, che gli effetti collaterali quando ci sono lievi o molto lievi, per cui non ci sono mai stati problemi maggiori. I soggetti che hanno avuto il Covid hanno un rischio più elevato di avere qualche effetto collaterale alla prima somministrazione, e il rischio di è molto più basso per la seconda. Viceversa, i naive, quelli che non hanno mai avuto Covid, hanno un rischio più elevato di avere effetti collaterali alla seconda somministrazione, che forse vuol dire che il primo contatto col virus o con l'antigene virale determinato dalla vaccinazione è quello che crea una sensibilizzazione che determina l'effetto collaterale alla seconda dose. Hanno una tendenza di effetto collaterale più elevata i giovani, e tra i giovani le persone di sesso femminile. Per cui, in sostanza, vacciniamo la gente tranquillamente, non esistono problemi particolari, e anche per chi ha subito il Covid la vaccinazione è oramai raccomandata anche a livello ministeriale, non crea un problema di effetto collaterale che ci debba preoccupare, nonostante qualche indicazione diversa che c'è stata all'inizio. Grazie professore, ha risposto perfettamente credo sciolto tanti dubbi anche da parte dei colleghi e quant'altro. E io, Giuseppe, darei la parola a te, se hai altre domande. Intanto, c'era qualche domanda, per esempio stavi dicendo, Maria Teresa? No, questa è interessante sulla green card, sul significato. Sì. Le incertezze che ancora abbiamo sull'immunità, sulle potenzialità di contagiosità ulteriore, ha senso imporre la green card? Non si rischia di creare delle false sicurezze nella gente e quindi di allentare il rigore sulle precauzioni? E la domanda collegata è, già che l'ATS rilascia una certificazione chiara, dosi, dice, non può essere questo automaticamente un green pass automatico, magari rilasciato anche in inglese? No, questo è molto importante perché il decreto parla proprio di medico di medicina generale che deve rilasciare il certificato di guarigione, di avvenuta guarigione, e stanno chiedendoceli tantissimo, tutti in previsione delle vacanze probabilmente. Chi risponde? Chi è la domanda? Professor Signorelli, posso dirti qualcosa? Posso intervenire io, che ho riattivato il collegamento. Benissimo. A me pare che ho seguito, ma ero in condizioni logistiche difficili. A me pare che sia partita molto male la Green Pass. È partita molto male, e basta leggere solo che il decreto legge stabilisce quanto dura l'immunità, e l'immunità per i medici che hanno fatto il vaccino a gennaio scade a luglio. Già questo la dice lunga
sul provvedimento legislativo. Quando arriverà luglio, che è dopodomani, ovviamente sarà un decreto legge che stabilirà che l'immunità si allunga, quindi siamo arrivati al punto che si legifera anche sull'immunità. A me sembra una cosa un po' ridicola questa. In realtà fino a 9 mesi abbiamo ragione di ritenere che ci sia un'immunità protettiva, ma al di là di questo particolare, qui non si è ancora stabilito, l'Europa ancora una volta è in ritardo, tremebonda, incerta, perché il senso del Green Pass ci sarebbe a livello europeo. A livello europeo perché noi abbiamo degli interscambi commerciali, abbiamo la questione del turismo che pesa parecchio, abbiamo la questione degli eventi, come dire, sportivi, basta pensare ai campionati europei, abbiamo la questione degli eventi ludici, artistici e quant'altro. Quindi io credo che la via maestra sia quella dell'Unione Europea, che stabilisca delle regole semplici. È chiaro che noi in questo caso non avremo il rischio zero. Noi sappiamo perfettamente che all'interno di quelle maglie ci sono i falsi negativi ai test, ci sono il 5% che non sono coperti pur avendo fatto il vaccino, quindi ragioniamo in termini probabilistici, ma naturalmente con quelle tre caratteristiche abbassiamo di molto il rischio e non rischiamo di andare sotto il famoso R con T superiore a 1 che fa ripartire l'epidemia. Quindi credo che quella sia una buona via per accelerare un po' alcune riaperture. E, ripeto, forse se lo fa l'Europa viene meglio. E l'altra questione che io temo che si arriverà, lo dico con un po' di timore, all'autocertificazione di tutto ciò, perché se non si riescono a trovare delle vie semplici per tutti, è possibile che si arrivi lì, con qualche rischio in più, però io ho visto che anche per le autocertificazioni, per i movimenti, insomma la gente prima di firmare una carta dove ne risponde penalmente ci pensa due volte, quindi credo che anche lì la via d'uscita potrebbe essere, almeno in certi casi, l'autocertificazione, e anche quella con elevate garanzie, anche se non assolute. Grazie. C'è un'altra domanda che potrebbe rispondere a Raffaella. In caso di danni o lesioni gravi da vaccino, esempio paralisi di Bell o similari o altro, chi risponde? Beh, intanto bisogna ragionare su due piani, quello penale e quello civile, chiaramente. Se si tratta di una complicanza, quindi in realtà si tratta di un evento avverso che, per quanto magari prevedibile, perché è una complicanza, ma comunque non prevenibile, quindi in ambito penale teoricamente non dovrebbe rispondere nessuno, e cioè l'azione giudiziaria poi si dovrebbe esaurire con l'archiviazione per un giudizio di non responsabilità. Il tipo di esempio mi porta anche a dire che anche in ambito civile, alla fine, dopo un'istruttoria di carattere medico-legale, trattandosi, ribadisco, di complicanze, quindi non di un qualcosa correlato ad una inidonea scelta del paziente piuttosto che ad un'errata somministrazione, quando si parla di evento sono, diciamo, le due aggettivazioni che in ambito medico-legale noi impieghiamo e sono essenziali per inquadrare una fattispecie come colposa oppure come complicanza in senso stretto, è se un evento è prevedibile o prevenibile. Ovviamente gli eventi avversi da vaccino, qualunque tipo di evento avverso, sono eventi talora prevedibili, però in realtà non sono prevenibili se non astenendosi dalla vaccinazione. Quindi nessuno, per il ricorrere di una complicanza, sarebbe chiamato a rispondere né in ambito penale né in ambito civile, proprio perché è un evento che non è correlato ad un errore di somministrazione, ma è un evento raro che si può presentare al pari di queste benedette trombosi venose cerebrali di cui si è letto, di cui si continua a leggere. Si parla sempre di una complicanza, in quanto tale non denota una responsabilità né civile né penale. Ok, grazie. C'era una domanda che, se volete, è anche una questione burocratica. Chiedeva qualcuno quando e come verrà vaccinata la mia dipendente. Stiamo parlando di sanitari, eccetera. Premesso che l'ordine è
lavoro enorme su questo, cioè quando la regione ci ha chiesto dateci l'elenco dei professionisti che non rientrano in categorie quali MMG ospedalieri, gliel'abbiamo dato con un eventuale numero di dipendenti indicati. A un certo punto la regione ci ha detto basta, non raccogliete più questi nomi perché li abbiamo avuti, li riorganizziamo, li spacchettiamo, li dividiamo nelle varie ATS, chiameremo i professionisti e poi i loro dipendenti. Da quel momento noi non ci siamo entrati più, anche se siamo stati bombardati di telefonate giornaliere per dire io non sono stato chiamato, la mia dipendente non è stata chiamata, cosa si può fare? Finalmente Regione Lombardia, dopo mesi anche di nostre richieste, me lo stava dicendo la nostra dirigente poco fa, ha pubblicato dalla settimana scorsa un'area apposita sul sito dedicata alla vaccinazione di tutti i sanitari, entrano nel decreto 44, ne abbiamo dato notizia come ordine e info nelle newsletter classiche a tutti gli iscritti e anche pubblicato sul sito. E questo riguarda sia gli iscritti che gli assistenti di studio. Speriamo di essere riusciti a risolvere anche questo. Non so se ne avete, io non ho reperito altre domande, per cui la dottoressa Zocchi vuole fare un capitolo conclusivo. Ci abbiamo, credo, alla conclusione di questa serata veramente interessante. Sì, da quattro gli angoli visuali. Veramente grazie, grazie davvero a tutti i relatori. Non so, rimangono davvero tanti, tanti dubbi, rimane la nostra attività di vaccinatori che cercheremo di fare nel modo migliore. Io ho tanti, tanti altri, avrei tante altre, tanti altri dubbi, per esempio parlava il professor Colosio dei lavoratori essenziali, questi siamo solo noi medici che abbiamo degli obblighi? Questa è un'altra domanda che mi rimane lì. Forse ha ragione l'avvocato Livigni, bisognerà riparlarne, bisognerà organizzare qualche altro, un altro evento almeno per chiarire molti di questi dubbi. Abbiamo sotto di nuovo la slide con le indicazioni, spero che sia stato tutto detto in maniera molto chiara. E quindi dalle ore 12 di domani fino alla mezzanotte del 15 maggio è possibile rispondere al questionario di apprendimento. Grazie, grazie ancora a tutti e direi di chiudere qua. Alla prossima serie. Arrivederci, grazie a voi. Arrivederci a tutti, grazie. Grazie a tutti. Arrivederci.